Siamo di fronte a un capolavoro, siamo di fronte a un'opera d'arte inestimabile, di grandissimo valore, soprattutto a livello artistico. Siamo di fronte all'hack definitiva, siamo di fronte a uno schifo. Questa bellissima hack di Smeraldon, altro non è che Pokémon XY. Con la bandiera della Formula 1, le strisce gialle, le nuvolette di smeraldo, Pancham completamente a caso perché sì, in uno sfondo grigio e poi i loghi sono qualcosa di fantastico perché insomma sembrano usciti direttamente da Windows 98, però andiamo avanti perché la bellezza di questo capolavoro è ancora tutto da vedere. Si è perso qualcosa, Birch? Sì. Però gli sprites non sono messi male. Almeno sembra. Comunque siamo sempre con Birch. Che bellezza. Non l'hai fatto davvero. Spero che sia un bug nell'introduzione. Comunque ci chiamiamo immediatamente. Non si nota mai che ho fame in questi video, mai, eh? Allora, a parte che questo qui mi sembra più l'allenatore di Nero e Bianco, però vabbè, secondo lui è. Sì, questa parte la so già, grazie. Sì, li ho visti i movimenti sballati a merda, non preoccupatevi. Sì, il solito orologio, sono le 4 e mezza. Vanyville Town. Allora, io non ho giocato XY in inglese, quindi non so i nomi in inglese, grazie al cazzo. Quindi penso sia una città di XY, ma non sono sicuro che sia Borgo Bozzetto, si chiama in italiano. Comunque non penso sia proprio il nome della città iniziale di XY. Però, allora, diamo un'occhiata al fantastico mapping e alle strade che non vengono finite. Cioè, insomma, questi operai vanno pagati. Poi abbiamo delle palme buttate a caso. Venusaur. Perché non posso passare tra gli alberi? Cioè, ma dai. Guardatelo, quando cammina sembra un paraplegico, cioè non riesce a camminare. Vabbè, qui abbiamo anche dei Lapras e poi sinceramente i tileset scelti non sono neanche male, voglio dire, sono carini, si fondono bene insieme, a parte quella palma che per favore, cioè sembra disegnata su un tappeto. Immagino che siccome non sappiamo fare gli script, guarda adesso, guarda, guarda. Eccolo lì. Sì, mi fu. Ok. I have a problem, I keep repeating everything. Meglio non indagare. Qualcuno tempo fa mi ha chiesto perché odi tanto la terza generazione che nonostante tutto non è nemmeno quella messa peggio. In effetti è vero, la terza generazione non è proprio brutta di per sé, non è per quello che a me non piace, non è che perché siano Pokémon che sinceramente non apprezzo, che so io, il mapping di merda. No, è che giocando tante hack in vita mia, specialmente purtroppo direi anche quelle italiane, ormai questa scena mi ha veramente fracassato la mia. Cioè, per. No, no, aspetta, 2009, per 7 passa anni, ogni maledetta hack, specie quelle italiane perché nessuno ha mai voglia di fare niente, la stessa maledetta cosa. Birch, vai a parlare col vicino, parla con. Vai a recuperare i Pokémon da Birch, dai, basta, dai, insomma, cosa vi costa imparare 10 giorni di script? 10 giorni vi bastano, giuro, 10 giorni e sapete già scriptare e questi cosi già fatti non vi servono. Ovviamente questo gioco è Pokémon Smeraldo con i Pokémon di sesta generazione. Allora, Chespin, Fairy
Fennekin e Froak. Io penso che prenderò Fennekin perché era quello che mi piaceva di più. Sì, Fennekin lo chiamiamo. Sì, mi sta proprio venendo fame. Gli Espur al primo percorso senza sesso non li avevo ancora visti. È passato un tagliaboschi, ne sono sicuro. E I'm playing hands with Pikachu. Come cazzo si è mosso? Prende Pikachu levita. Turtwig completamente a caso, perché sì. Latias, lo teniamo in cattività perché sì. Bellezze. Sì, andiamo al laboratorio. Questa scena non l'ho mica già vista altre 15.000 volte quest'anno. Sì, le Pokéball. Dì, mamma, e le scarpe da corsa? Ma non dire. Andiamo a trovare nuovi amici, andiamo all'avventura. No, aspetta, questa qui la devo rivedere in loop almeno 5 volte. Dai, Riolu lo catturo solo perché è simpatico. Vai, Pokéball! Yeah! Ehi, Ribug, è un Weedle. Certo, sei serio. Che bello. Questo gioco è così bello. Magari questo qui si evolve in Kakuna al 7, vero? Dammi le bacche! Vai! Usa le mosse veleno per colpire. Ah! Vincerò io! Sei! Io ci sto provando a contenermi, ma l'ignoranza di questo gioco mi sta contagiando troppo. Vediamo un po' cosa troviamo qua. Vabbè, giustamente scatta. Ecco. Ciao Timidro. Yeah! Una Great Ball! Sì! Giustamente un pigliamosche con One Edge, perché sì! Bella, tortellini al 7, adesso vedremo se si evolve veramente in Kakuna. Tra l'altro lotta, non lottacciaio, perché sì. Giusto. Aspetta, se Lucario adesso c'ha le stesse statistiche di Kakuna, significa che farà cazzo. Bene, Santa Luna City. Questa sono sicuro sia una città di X e Y. Ma i lampioni verdi non si possono proprio vedere. No, veramente. Non ce la faccio neanche più. Non so. Avrò registrato anche poco, ma. Supportateci. Almeno per la sanità mentale. Per la sanità mentale che sto perdendo per questa cosa. Ah già, ricordatevi di seguirci su Facebook, ma ancora più importante, seguiteci su Telegram perché così quando carichiamo i video vi arriva subito la notifica. Perché YouTube e Facebook sono cattivi, sono delle brutte persone e secondo me sono quelli che hanno fatto questa cosa. E quindi se non volete essere considerati delle persone molto brutte, insomma, seguiteci su Telegram. No, è veramente Lucario, che cazzo ti hanno fatto?